nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini, perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, del quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola assieme perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. In quel periodo semmai io ebbi occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca. Abbiamo l'onore di avere con noi Salvatore Borsellino, un testimonial del mondo della legalità e dell'antimafia, un uomo dalle parole chiare, nette, parole che penetrano nel cuore, parole che fanno luce laddove c'è ombra. Salvatore, qual è l'importanza oggi del mondo della legalità, dell'impegno, come si riescono a sollecitare i giovani? Io credo che oggi, piuttosto che del mondo della legalità, dovremmo parlare di lotta contro l'illegalità. Io una volta combattevo per la legalità, oggi mi trovo a combattere in un paese che è diventato completamente illegale. Oggi mi trovo a combattere in un paese in cui non esiste più la democrazia, mi trovo a combattere in un paese che si avvia a rapidi passi verso il regime. Quindi oggi, piuttosto che parlare di legalità, si deve parlare di lotta all'illegalità, perché questa è l'emergenza di oggi, e spero che la gente in Italia si svegli, spero che la gente reagisca prima che sia troppo tardi. Una delle manifestazioni più, vorrei dire, eclatanti del controllo del territorio da parte delle organizzazioni mafiose è proprio questo, cioè di riuscire a gestire la diffusissima, sino ad oggi, speriamo che sia soltanto sino ad ieri, omertà istintiva dei cittadini, i quali, anche se non mafiosi, sono permeati di questa regola subculturale della mafia che è costituita dall'omertà. La tua denuncia è fortissima. Paolo Borsellino ucciso dai servizi. Riesci ancora a credere nello Stato? Io certo credo nello Stato, però nello Stato non così come è, nello Stato come dovrebbe essere. Io credo che lo Stato siamo noi e che noi dovremmo riprenderci in mano il nostro Stato, che ci viene giorno per giorno tolto. Io credo che noi dovremmo reagire perché le cose possano veramente cambiare. Se non reagiremo, se non resisteremo, allora sarà troppo tardi. Io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto ho sempre accettato più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. Sei diventato il testimonial dei movimenti di base come il nostro. Quanto è importante la tua testimonianza e quale riscontro trovi in giro per l'Italia? Io la mia testimonianza cerco di rivolgerla molto ai giovani, perché se io ho qualche speranza che qualcuno possa un giorno sentire quel fresco profumo di libertà di cui parlava Paolo, penso che la mia speranza la posso porre solo nei giovani. Penso che forse loro riusciranno ad avere un paese diverso, però perché questo succeda dobbiamo essere noi, con la nostra esperienza, a cercare di guidarli, di indirizzarli. Non possiamo a questi ragazzi, a cui il futuro viene rubato giorno per giorno, abbandonarli a se stessi. Dobbiamo essere noi a lottare per loro e per loro. Non si sa da dove è stato premuto quel detonatore, o non si vuole sapere.
perché quel detonatore non ha potuto essere azionato da Via D'Amelio. Voi credete che un qualsiasi componente di una famiglia mafiosa si potesse mettere dietro una finestra a premere quel detonatore? Io so che nel corso della quei pochi anni di vita che mi restano io non potrò sapere, o almeno nessuno mi potrà dire in un'aula di tribunale che cosa veramente è successo, perché quei processi non si faranno mai, perché lo Stato non può processare se stesso, perché tutti i processi che sono stati avviati e sono stati avviati per trovare, arrivare ai mandanti occulti di quella strage, che nei processi che sono stati avviati si chiamano Alfa, si chiamano Beta, non vengono detti i nomi perché sono nomi che sono in troppo in alto nelle istituzioni e quindi non possono essere fatti e quindi vengono coperti da omissis. Ma io so, tutti sappiamo chi è Alfa e chi è Beta. Alfa non è altro che il nostro Presidente del Consiglio e Beta è quell'altra persona che insieme al Presidente del Consiglio, alla televisione, hanno proclamato eroe Mangano, hanno proclamato Mangano eroe, un assassino che ammazzava e poi scioglieva le sue vittime nell'acido. E questa persona è stato proclamato da nostro Presidente del Consiglio e da Marcello Dell'Utri, un criminale che siede oggi nel nostro Parlamento, condannata a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Voi sapete che è in atto a Palermo un processo al colonnello Mori e al capitano Bino per essere stato quelle persone che hanno condotto quella ignobile, quella scellerata trattativa tra mafia e Stato, di cui Mancino ci potrebbe dire tante cose, Mancino il vicepresidente del CSM, e che invece dice di non ricordare. Lui in maniera indegna dice che lui non può ricordare se il 1° luglio ha incontrato al Viminale Paolo Borsellino perché non lo conosceva fisicamente. Ma dico io, in essere indegno che sei, come fai a dire di non conoscere Paolo Borsellino? Ma chi era quel magistrato che portava con la sua toga la bara di Falcone? Chi era? Non ti interessa che Paolo Borsellino stesso abbia scritto nella sua agenda quella che non hanno rubato, perché l'altra l'hanno sottratta e non sapremo più dove è finita? Non ti importa che ci sia scritto Paolo Borsellino stesso abbia scritto 1° luglio ore 19 Mancino e continua a negare? Ma non può fare altro, perché se non negasse dovrebbe dire che quel giorno è stato proposto a Paolo quella ignobile trattativa alla quale Paolo deve essersi rifiutato in maniera così violenta, in maniera così sdegnata, da costringere a ucciderlo e costringere a ucciderlo nel momento più veloce. E non è stata la mafia a ucciderlo, ve l'ho detto prima, alla mafia non sarebbe interessato sottrarre quell'agenda rossa che è stata sottratta. Io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho, financo vorrei dire dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Solo quando sarà fatta giustizia io potrò piangere. Io sto aspettando di piangere per mio fratello. E non lo posso fare perché giustizia non è stata fatta.